Buongiorno, aspettate che giro un attimo. Oh, ok, c'è troppa luce. Va bene, buongiorno. Allora, da oggi dicono che siamo leggermente più liberi. Le strade si sente che c'è un po' di traffico, che la gente si è mossa per andare al lavoro. E vediamo come andrà avanti. Godiamoci questa nuova libertà, non chiamiamola fase 2, diciamo 1.2. Allora, per oggi ho preparato per voi un brano completamente nuovo. È da 10 anni che non lo suono, ma è davvero molto carino. Si tratta della Ciaccona del compositore trentino Roberto Di Marino. Con Roberto non so da quanti anni, diciamo, ci conosciamo. Ci siamo conosciuti forse per caso via internet, forse alla ricerca di qualche materiale musicale, non lo so. Fatto sta che abbiamo avuto la stessa passione per la musica di Astor Piazzolla. Roberto, che insegna composizione al Conservatorio di Verona, ha scritto anni fa un bel po' di composizioni in stile di tango argentino, milonga per flauto e chitarra. Ci sono due o tre suite, una sonata, è uscito anche un CD. Anch'io ho inserito una sua composizione nell'ultimo CD, musica sudamericana e spagnola. Questa Ciaccona, che non so quando l'ha scritta, qui c'è copyright 1999, quindi forse alla fine degli anni 90. L'ho suonata un paio di volte negli anni, anche perché è lunga, non sempre ho la resistenza fisica giusta per eseguirla come voglio io. Quindi, no, di nome si chiama Ciaccona, di stile è molto argentina, quindi oggi la Ciaccona di Roberto Di Marino. Tak się zdravím přes Alpy do České republiky. Jak jsem před chvílí říkala, dneska vám představím italského hudebního skladatele, který žije mezzo Lombardo, kdo jezdí do Trentina, tak to tam zná. Tam se vyrábí velmi dobré víno. Mezzo Lombardo, mezza coro. Mezzo qualcosa, promiňte. A učí na konzervatoři ve Veroně skladbu. A Roberto, jsme se seznámili přes internet před mnoha lety. Miluje jako já hudbu Astora Piazzolly, argentinskou hudbu. A před lety napsal několik skladeb pro flétnu a kytaru ve stylu argentinského tanga a milongy. Všechny tyto skladby potom vyšly na CDčku. A já jsem jednu skladbu natočila s Milošem Pernicou do našeho předloňského, myslím, že už to je předloňského posledního CD. Dneska vám zahraji jeho Čakonu pro solovou flétnu, ve které vyloženě budete cítit tady tu vášeň pro argentinskou hudbu. Už ji nehrají aspoň 10 let, teda poslední týden ji mám tady na stojanu, si přehrávám. Je pro mě je fyzicky náročná, protože argentinské tango potřebuje sílu, která buď já nejsem schopná dát, jak bych chtěla, nebo celkově flétna, jak už víte, už jsme se o tom bavili několikrát ohledně piace. Takže dneska to bude Ciaccona a doufám, že se vám bude líbit. Quindi Roberto Di Marino, Ciaccona. Thank you.
amicizie. Vi ho fatto sentire La Ciaccona di Roberto. Un brano direi abbastanza unico, perché per flauto solo in questa forma musicale che sa di tango argentino, oltre i studi in forma di tango di Piazzolla, non conosco niente. Forse c'è qualcosa, ma non l'ho mai saputo. Quindi se vi piace il stile, questa è la musica. La musica di Roberto potete ritrovare i brani non pubblicati, potete trovarli sulla sua pagina web, quindi se lo cercate lo trovate lì. Adesso è tutto bella Ciaccona, Roberta Di Marino. Jestli se vám líbí forma argentinského tanga nebo jeho americké hudby, tak tady tato skladba, kromě Piazzolly etid ve formě tanga, myslím, že je taky jediná, která tady má vůni té Jižní Ameriky. Takže jestli se vám líbí, myslím, že vydaná zatím ještě nebyla, nejsem si jistá, ale podívejte se do internetových strany skladatele, tam pokud ji nenajdete volně ke stažení, tak určitě by vám skladatel vám napíše, kde ji možno sehnat. Takže pro dnešek to je všechno. Quindi vi saluto tutti da Treviglio e ci vediamo domani. Ciao!